Ma i giorni normali, i giorni che facciamo la vita nostra normale, ma che ci mangiamo? Cioè, non so i giorni speciali, sono i giorni normali, quelli che dobbiamo stare attenti. Beh, oggi pulisco un po' il frigorifero e in più ho comprato, diciamo, il protagonista è lui, quello che comprate pure voi, dentro la vaschetta così, petto di pollo, già preaffettato, quello sottile, capito? Ho cercato di prendere quello là. Dove l'origine è controllata, non ci sono, l'uso, non c'è l'uso di antibiotici. Allora, faccio un'insalata, però voglio farla gustosa e saporita con quello che io avevo in frigo. Quindi, quello che avete voi in frigo va bene lo stesso, lo sapete qual è la filosofia. Quindi, allora, padella calda, già caldissima, anzi, aumento ancora di più. Un goccio di olio proprio così al volo, io ce lo metto proprio qui. Oggi ho l'olio calabrese dei Marchesi Gallo, è un biologico, buonissimo, bello, gustoso, ricco di sapore. Faccio così, quindi padella caldissima e nel frattempo che cosa mi preparo? Quello che sarà il gusto, il sapore di tutto questo. Quindi farò questo miscuglietto con, guardate qua, la nostra uva passa. Così diamo un po' di dolcezza. Dolcezza. Che faccio però? Le do una tagliuzzata io, lo faccio piccolino così, vedete? Pa, 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 pa. Ecco qua. E questo è uno. Poi, e metto qua dentro. Poi, noci a pezzettoni così, ok? Se sono grigli, i mezzi grigli, ok? Così abbiamo un po' di croccante. E poi adesso la padella sicuramente sarà pronta. Vado così, sottile, sottile. Allora, questo è veramente un attimo a cuocerlo, eh? Guardate che fettine. Così. Allora, cuociamo un po' sto petto di pollo. Allora, questo qua è facilissimo perché è sottile, quindi già si vede il colore quando passa, ok? Non abbiamo problemi di cottura. Quindi è abbastanza semplice. Guardate qua. Allora, questo qua basta che faccio così, vedete? Quanto è rimasto poco crudo? Così. Ok, è cotto. Adesso prepariamo tutto. Piatto. L'insalata, quindi la classica busta quando uno non ha tempo di pulire l'insalata, la pianta, tutto quanto. Poi spinaci. Questi li ho presi a parte. Se volete togliete questo qui, il gambo, così lo sfibrate, così potete mangiarlo anche meglio da insalata, rimane morbido lo stesso. Ecco qua, vedete, guardate qua. Faccio così e tolgo l'anima. Ecco qua, la fibra un po' più grossa. Così. Io metto tutto quello che ho dentro al frigo. Quindi ho arancia pelata a vivo, così. Quindi adesso è il periodo quello buonissimo delle arance. E faccio così. E comincio a fare in questa maniera. Vado pelata a vivo, vedete? Così. Quindi, un'insalata ricca, bella, gustosa, dove c'è un po' di tutto. Così. Poi, dopo, l'avocado è maturissimo, se no è buono, 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 buono. Eccolo qua. Quindi, cerchiamo di mettere tutte le cose che sembrerebbe che fanno bene, no? Così, eh? Bella insalatina, così. Gustosa, buona. Poi, mi piace tanto a me questa, la verza quella rossa. Allora che faccio? Sottile sottile, colore, guardate che fantastica, così, fina 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 fina. Ecco, tutto un po' quello che avevo in frigo, così. Poi, pomodoro. Metà solamente, che ci sta per lasciare, però adesso noi lo risuscitiamo. Va bene. E poi due funghetti crudi. Allora, non è un problema quello che avete. Io c'avevo queste cose, però voi potete mettere quello che volete. Guardate che bello, eh? Che si vede un po' tutto quanto. E adesso finalmente,
petto di pollo, ma prima del petto di pollo, aspettate. Allora, io qui avevo quella frutta che avevo già rotto e mescolato. Faccio qui un intingoletto, olio buono, con i marchesi, dei marchesi gallo. Poi lo zenzero, tutte cose che ci fanno bene, l'avocado, la verza rossa, ecco qua. Vado con lo zenzero, vado aceto di mele, così, testina, un po' di sale, così ci prepariamo per il fine settimana e facciamo quelle ricette che le piacciono a noi, quelle veramente che poi pomeriggio bisogna stare a casa così rilassati. Qua ci sto, perfetto. Adesso fermi tutti, petto di pollo taglia a striscioline, quindi carne bianca, adesso metto qua all'ultimo perché sennò si ammoscia tutto. Vai, così, la nostra frutta secca, vai, e la nostra salsetta, e adesso assaggiamo. Oddio, c'ho la fame, voi non potete capire, sono le due passate e c'ho la fame da paura. Ecco qui. Buona, buona, mi riuscirà bene questa insalata. Quindi, mezza settimana siamo con i freni tirati, però l'obiettivo qual è? Fine settimana ci rispondiamo. Ciao, un bacio, buon appetito.